Ciao, sono Anna e oggi voglio parlarti del dolore acuto e cronico e come gestirlo con la tecnologia Indiba. Che cos'è il dolore? Innanzitutto distinguiamolo in acuto e cronico. La distinzione è puramente temporale. Il dolore cronico orientativamente viene definito dopo 6 mesi e 12 mesi, quindi un dolore che perdura dopo 16-12 mesi viene definito cronico. Quindi non è un dolore che necessariamente sarà presente per sempre, ma è solo una condizione temporale. Il dolore è tante cose. Che cos'è il dolore? Il dolore è una sensazione negativa che viene percepita negativamente dalla persona. Come si dice, non tutto il male viene per nuocere. Perché sentiamo dolore? Perché il nostro corpo deve sentire l'evento lesivo per potersi proteggere, per potersi guarire. Quindi sente la lesione, sente il nocivo e cerca di proteggersi per autocurarsi, per evitare di avere effetti avversi. Quindi non tutto il male viene per nuocere. Abbiamo un dolore, quindi abbiamo un recettore. Immaginiamo che la nostra via di dolore sia come la nostra lampadina, quindi abbiamo il nostro interruttore, che è l'evento lesivo che va ad accendere l'interruttore, quindi abbiamo la conduzione che è data dalla nostra corrente elettrica fino alla lampadina che si accende, che è il nostro dolore. Questo è il dolore. Normalmente se cado, se ho una lesione, accendo questo interruttore, quindi per evitare che ci sia ulteriore danno, quindi che mi faccia ulteriormente male, il mio cervello mi dirà, accenderà la lampadina e mi dirà: vedi che stai percependo dolore, quindi scappa. Questo è il normale dolore. Tuttavia, non è detto che sia il recettore, quindi il mio interruttore, che stia lavorando, ma è possibile che nel mio cavo ci siano delle interferenze, quindi sia il cavo che mi stia accendendo la luce. E in questo caso parliamo di dolore neuropatico, cioè è un dolore a carico del nervo. Tuttavia, potrebbe essere che la lampadina stia lavorando senza che il mio interruttore sia acceso. In questo caso abbiamo una sensibilizzazione centrale. Questo che cos'è? È un dolore che solitamente questo evento succede nel dolore cronico. Vi siete mai scottati quando siete andati al mare? Quello è un'idea del dolore, della sensibilizzazione centrale, quindi della nostra lampadina che si accende in assenza dell'interruttore. Cioè, per esempio, se io tocco normalmente la mia pelle non percepisco dolore, però se vado al mare e mi scotto e mi faccio una doccia, anche le gocce di acqua che mi cadono sulla pelle mi genereranno dolore, gocce che normalmente non sono uno stimolo lesivo. Questo è il dolore. Come lo gestiamo con Indiba? Sicuramente abbiamo una tecnologia molto utilizzata in fisioterapia che comunemente conosciamo come TECAR, quindi trasferimento elettrico, capacitivo e resistivo. È una tecnologia che si avvale di una frequenza, un'altra frequenza, che mi permette di ottenere differenti effetti biologici a seconda della potenza che utilizzo. A basse potenze io potrò lavorare con il mio dolore per drenare, quindi ridurre il gonfiore. Che cosa va a fare il gonfiore? Va ad accendere il mio interruttore, quindi va a comprimere il mio interruttore, mi va a dare dolore. Oppure vado a lavorare direttamente per chiudere la lesione, quindi chiudere l'evento che mi sta trasmettendo dolore, oppure ho un effetto di analgesico, puramente analgesico, quindi vado un attimino a spegnere tutta questa via. Oppure posso avere degli effetti termici, quindi il dolore, per esempio, mi può essere dato da altre strutture, quindi una cattiva circolazione, un cattivo apporto di nutrienti al mio tessuto, oppure una contrattura muscolare mi sta generando dolore. Con la vascolarizzazione io posso lavorare su questa componente. Oppure potrò avere un dolore cronico, per esempio una restrizione di movimento. Addando ancora termia, io elasticizzo i miei tessuti, quindi miglioro la mobilità e riduco il mio dolore. Vediamo meglio come funziona la tecnologia. Abbiamo un elettrodo attivo capacitivo e un elettrodo attivo resistivo. Perché abbiamo la possibilità di utilizzare due elettrodi attivi? Perché il mio capacitivo è un elettrodo che mi lavora più superficialmente sul mio tessuto, mentre il mio elettrodo resistivo lavora più in profondità e sulle mie strutture più resistenti, quindi ossa, legamenti, capsule, articolazioni. Rivediamo qui gli elettrodi meglio identificati, posteriormente vediamo i resistivi che sono metallici, anteriormente vediamo i più scuri che sono i capacitivi, sono più scuri perché sono rivestiti di un materiale plastico. E qui
Nella slide inferiormente vediamo un resistivo particolare, è un resistivo chiamato longitudinale ed è ad azione intracavitaria, molto, molto utilizzato nell'ambito della riabilitazione ginecologica, per essere più specifici sull'area anatomica. Tuttavia lo possiamo utilizzare per trattare il nostro dolore perché possiamo utilizzarlo extracavitario puntuali sul nostro spot di dolore. Quali sono quindi i nostri obiettivi con Indiva? Diminuire il dolore, l'infiammazione, aumentare il metabolismo e migliorare il trofismo, riequilibrare il tono muscolare ottimale e mobilizzare anticipatamente il mio tessuto. Che cosa faccio quindi con Indiva? In fase acuta vado a lavorare in subtermia sulla mia lesione, quindi vado a ridurre il gonfiore, ridurre il dolore e disinfiammare. Invece in una fase un po' più cronica lavoro con un effetto termico, quindi aumento la circolazione, lavoro quindi sul metabolismo, cioè vado ad apportare nutrienti al mio tessuto che è in disfunzione, miglioro l'healing del tessuto. Che cosa significa healing del tessuto? Cicatrizzazione. Vado a sintetizzare nuove cellule affinché la mia lesione si cicatrizzi e quindi il mio interruttore, vado a spegnere il mio interruttore che mi dà dolore. E quindi questo si traduce ovviamente nello spegnere la lampadina. Quali sono le controindicazioni della tecnologia? Sono la gravidanza, il pacemaker, processi infettivi e bisogna fare attenzione nel caso in cui vi sia perdita di sensibilità. Tuttavia, il trattamento può essere eseguito. Spero di averti spiegato che cos'è il dolore e perché trattarlo con Indiva. Continua a seguirci sul canale Indiva Active.